Finalmente ci siamo. Il pagellone alle scuole di serie A eh, premondiale. Intanto ragazzi vi ricordo like, iscrizione e campanella. Ma voi nei commenti mi dovete dire quanto cavolo sono buoni i baiocchi. Se non sapete cosa sono andateli a cercare. Perché sono veramente di una bontà clamorosa. Non, so. non ho mai mangiato dei biscotti così buoni. Prima questo video appunto li ho mangiati. Passando al video pagellone, appunto, a tutte le sue serie uh, premondiale, um, non diciamo se fare questo video o oh no, invece l'ho fatto. Vi voglio dire che questo video uscirà oggi. E uh, l'analisi di Juventus Lazio, credo, uscirà martedì e le pagelle, non lo so. Quindi, potrebbero uscire sia l'analisi sia le pagelle nello stesso giorno, oppure le pagelle uh, il giorno stesso che vi, caricato, che vi ho caricato questo video oppure il giorno dopo. Seguitemi. Ho anche attivato um, la community, cioè YouTube, non so perché. Nonostante non abbia 500 iscritti. Me l'ha attivata sia su questo canale. Sia su quello Gaming. Non so sul terzo perché non ho ancora controllato. Ed è una cosa veramente ottima. Così vi do tutti gli aggiornamenti dopo. Quindi soprattutto poi per il futuro. Ora come ora magari no. Allora. Uh, io direi di andare uh, in ordine, diciamo... Uh, non lo so. Uh, non so se partire dal voto più basso. No, no, vabbè, partiamo in ordine alfabetico. Atalanta, allora... L Atalanta sembra ha fatto una buona stagione. Nelle ultime tre partite ha perso tre volte. In generale nell'ultimo mese sta accusando tanto. Sappiamo che l'Atalanta a novembre è sempre la squadra che cala. E tante squadre, erano non membri. La sosta potrebbe fare bene? Io credo di sì. Perché secondo me l'Atalanta continuava a perdere punti se non ci fosse stata la sosta. Se devo dare un voto all'Atalanta, ha fatto sicuramente una stagione. Al di sopra delle aspettative, do un 7,5 e mezzo. Secondo me è strameritato. Per la squadra di Gasperini, che comunque ha fatto assolutamente una buona stagione. Per ora la sesta e a meno tre. Se, avesse, se non avesse perso tutte e tre le volte il voto era sicuramente Più alto su questo non ci sono dubbi anche perché la squadra è forte E secondo me comunque ha uh, veramente fatto rivedere una grande stagione uh, Prossima squadra è il Bologna Allora il Bologna era partito in una maniera schifosa Ma era veramente partita malissimo Poi adesso però il Bologna Zitto Zitto undicesimo cioè, sta facendo la, la stagione che ci si, si aspettava, no? Undicesimo posto, solitamente, dove il Bologna, ogni anno, uh, arriva in, classe, in campionato. Per me, questa squadra può anche arrivare sopra. Cioè, per me, il Bologna è una squadra molto for cioè, forte. Cioè, è una squadra che rispetto all'anno scorso, forse sulla carta, si è un po' indebolita. Ma ha un grande allenatore. Esordinare Mihailovic, per prendere Tiago Motti è stata per me la cosa migliore del mondo. E quindi diciamo che un voto alla stagione io do 7 comunque al Bologna. Insomma, è, ha fatto una buonissima stagione, ha sempre messo in difficoltà delle squadre. E in queste ultime 5, 4 partite ha sempre fatto molto molto bene. Quindi, eh, complimenti a, alla squadra allenata da Tiago Motta. Ecco. Allora, la prossima squadra dovrebbe essere eh, la Cremonese. Allora, la cremonese. Allora, a livello di gioco mi sta stupendo. Perché la cremonese non gli dava un euro a livello di gioco. Però ha troppi pochi punti. Cioè, io capisco il bel gioco, ragazzi, è bello vedere giocare queste scuole qui. Però, sono quelle scuole che giocano bene, ma i punti non li raccolgono. Allegri ha detto una cosa molto giusta: ai microfoni. Meglio essere. Uh, vincenti ma brutti, che essere uh, perdenti va belli, ed è una cosa giusta. che non la puoi dire cento volte, però una volta è giusto dirla perché veramente la cremonese è bellina e tutto quanto, ma non sta raccogliendo punti. 7 punti, 15 giornate sono uno schifo. Cioè, eh, nonostante ciò, però c'è un però che è diciottesima, e non è male perché ha uh, il problema è un altro: che ha meno 6 dalla diciassettesima. Ed è un disastro Cioè nel senso La Cremonese deve fare un miracolo per salvarsi Così come sempre della Sverona Complessivamente dalla stagione do un 5 meno, Perché è vero che Non mi aspettavo fossero 18 Cioè sono una buona situazione a livello di classifica Però a livello di punti sono messi malissimo Quindi Non posso dare Un voto sicuramente maggiore Quindi ciccia Poi eh, la prossima squadra dell'empoli. L'Empoli sta facendo una stagione divina. Cioè, l'Empoli non pensavo iniziasse così bene. Ha vinto partite che non mi aspettavo che vincesse, magari quella con Sassuolo, per esempio. Ha messo in difficoltà tante squadre. Hai detto una squadra che si può salvare. L'unico problema di questa squadra è che, come sappiamo, i suoi zanetti partono molto bene e poi calano completamente. Secondo me, l'Empoli calerà dopo la sosta. Secondo me, l'Empoli... La sosta gli farà un po' male, secondo me. Uh, eh, però Lembro ha fatto sicuramente una stagione positiva: nelle ultime 5 partite ha vinto 2 partite, ne ha perse 3, ci sta comunque, non è male. E dopo comunque un 6 e mezzo. Cioè, sa, ha, fatto, ha fatto il suo comunque, ha rispettato, secondo me, le, le aspettative. Perché Ha fatto, ripeto, una stagione, uh, secondo me. Molto, molto positiva. Passiamo alla Fiorentina. Allora, la Fiorentina è una partita male. Molto, molto male. Poi, in queste ultime quattro partite, si sta un po' rialzando. Perché, comunque, su in 5 partite ha fatto tre vittorie e due sconfitte. Due sconfitte molto sfortunate. Perché, col Liga perso all'ultimo minuto. Col mia pure. Le altre due le ha vinte, comunque. Cioè, le altre tre le ha vinte. Seppur, magari, con un briciolo di fortuna le ha vinte. E Decia, cioè, secondo me, non è una stagione schifosa: non è una stagione da 4. Ma è una stagione da 5, cioè. Perché, comunque, la Frentina può tranquillamente recuperare, cioè non è messa troppo male, E Quindi, comunque, secondo me, non è stata una stagione pessima. Però, non è che non è stata una gran stagione. Do 5 più alla Frentina. Ecco. Poi. Inter, allora, l'Inter sicuramente uh, non ha fatto una gran stagione su questo. Non c'è dubbio. Il gioco secondo me, cioè, in realtà, il gioco dell'Inter non è schifoso. Anzi, cioè, il gioco dell'Inter su me è molto uh, più, diciamo, gioca molto meglio di altre squadre forti. Secondo me, cioè, gioca nettamente meglio della Juve. Secondo me, anche meglio del mio. Però, l'Inter, il problema che ha l'Inter è che secondo me. Uh, la mancanza di Lukaku è, veramente, è stata veramente troppo rilevante. Cioè tra, veramente se ci fosse stato Lukaku, l'Inter su me avrebbe avuto almeno tre punti in più. Ve lo dico. No. Ripeto, la stagione su me è stata: non è stata disastrosa. Cioè, perché comunque, l'Inter andando a vedere è veramente uh, a pari punti con la Lazio, e a meno uno dalla UE, ma a meno tre dalla mia. Cioè, lì c'è l'Inter. Secondo me, l'Inter ora deve pensare più alla Champions League che al primo posto perché l'Inter secondo me non è squadra da primo posto. All'Inter do un 5 e mezzo, diciamo così, do un 5 e mezzo e poteva fare molti più punti. Secondo me, poi, questa è la mia visione. Chiaramente, posso sbagliare. Juventus, allora, la Juventus aveva fatto un inizio di stagione fino a un mese fa disastroso. Era tipo in classifica, una roba del genere. Poi, piano piano, è da un mese a questa parte che la Juve sta facendo una buona stagione. Dico che non dico abbiamo svoltato perché dovrebbe essere la normalità. Cioè, perché il, il terzo posto, cioè, secondo me, è anche d'obbligo. Cioè, stare sotto il terzo posto proprio sarebbe molto brutto. Però in molti la Juve l'hanno pronosticata terza quest'anno. Arrivare terza secondo me, non è male, in questo campionato soprattutto. Però si può ovviamente sempre migliorare, su questo non c'è dubbio. Se curamente vabbè, il l'episodio arbitrale, quella sanità nei punti persi con il Monza, eccetera, eccetera, hanno comportato queste cose. Non sei più alla Juventus, sei più più che altro perché uh, per la reazione, per il gruppo che è unito, e quindi voglio premiare. Non so se sono stato troppo buono, perché comunque l'arrivo a meno 2 dalla seconda che fino a veramente solo due settimane fa sembrava utopia arrivare terzi e ora eh, la Juventus è terza quindi veramente perfetto ok prossima squadra allora con la L chi c'è chi c'è Che c'è la Lazio la Lazio allora la Lazio ha fatto una stagione stra positiva la Lazio veramente ha solo meriti. Quella sconfitta con la Juve secondo me l'ha un po' penalizzata, diciamo così. Però la Lazio secondo me, ha fatto più di quello che doveva fare. Ha ah, veramente secondo me veramente ha fatto una stagione per ora sopra le aspettative. Perché la Lazio io pensavo che aveva almeno 4 o 5 punti in meno. E ripeto, secondo me, la Lazio ha fatto una ottima stagione. Io direi da tranquillamente. 8 meno il meno per la sconfitta con la Juve e con la Salernitana secondo me e poteva essere secondo me eh, scusate voce secondo me è una stagione ancora migliore di quella che è stata Lecce tutta parla di Lecce è una scuola che non, non ha gioco ed è vero in realtà Lecce non ha un gioco bello come magari quello del Cremese però Lecce raccoglie punti e quindi sono di tanto di capello perché sono sedicesimi come li avevo pronosticati io all'inizio anno. E però ci sto azzeccando. E ero convinto che Lecce faceva. Magari un gioco migliore. Cioè, mi aspettavo un gioco migliore di Lecce. E magari alcune partite anche più dove raccogliere qualche punto in più. Però Lecce ha sempre fatto bene con le Big. Adana, e ha raccolto anche qualche punto con il Napoli con la Fientina che io continuo a considerare comunque una bella squadra forte ed è eh, 16 15 punti non una valanga che sai di punti dalla media è un punto partita e quindi io a Lecce do un 7 secondo me ha fatto veramente una buona stagione dopo dopo Lecce c'è eh, chi c'è un attimo dopo Lecce c'è eh, il Milan allora il Milan secondo me cioè io mi aspettavo qualche punto in più, almeno tre punti in più. Però il Milan ci sempre abituato che uh, magari nelle ultime 3-4 partite staccava la spina, perché parliamoci chiaro ragazzi, nelle ultime 5 partite un pareggio, una sconfitta e tre vittorie, che non sono grandi numeri. Il mio non stava in un gioco, secondo me il Milan non ha un gran gioco. Sotto quel punto di vista, secondo me il Milan Il gioco ce l'aveva uno fa, ma il Milan mi piace soprattutto per una cosa. La reazione c'è una scuola che ovviamente non muore mai. E reagisce, lotta. Spera. Ci crede. Questo è soprattutto una caratteristica a favore. del mio. Io al mio comunque do un 7 più. Perché comunque secondo me ha fatto una buonissima stagione. Secondo me, ed è secondo in campionato, quindi, comunque, non ha fatto così schifo. Monza, allora il Monza era partito molto male. Ora mi pare che è 14. Poteva avere qualche, qualche punto in più, 16 punti non è che sia granché. Però comunque non è stato una schifo da stagione. Io do complessivamente, considerando l'inizio shock, un 6. Pulito pulito. Una sufficienza. Non sto dando insufficienze. Non sto dando molte insufficienze. Poi, dopo il Monza LMN, Napoli... Vediamo un po' se ci sono le scuole con la N. No. Il Napoli. Uh, grande stagione. C'è poco da parlare, c'è poco da dire. Acquisti che hanno avuto un senso. E veramente hanno fatto una grandissima stagione. Secondo me, se devo provare una cosa. Che secondo me ha buttato due punti clamorosi. Nella partita contro il Lecce. Uh, lì, secondo me, ha buttato qualche uh, Ha buttato due punti. E poteva essere anche un 10 senza magari quel pareggio. però io a Napoli do assolutamente un 9,5. Cioè, fatto una stagione sopra <ride> le aspettative di tutti. Eh, quindi tanta tanta roba, spalletti top allenatore. In questo momento, secondo me, l'anti Napoli non c'è. Né la Juve né il Mias secondo me l'Anti Napoli non c'è, veramente. Spero, se la, se la, ripeto, se la Juve non, vinca, non vincesse lo scudente eventualmente, spero sarà un campionato uh, dove le squadre lotteranno. E sarebbe bello una, vedere una lotta Napoli-Mila-Juve. Su questo non c'è dubbio. Eh. Poi vediamo un po' la, la prossima squadra. La Roma, allora, la Roma non ha fatto una bella stagione, secondo me. È settima in campionato, ha 27 punti, quindi ha pari punti con... Uh, con l'Atalanta. Però con lo scontro diretto a sfavore. La Roma in, in delle partite. Cioè, nella maggioranza di partite nella maggior parte delle partite non ha espresso un, un gioco. Cioè, forse non mi ha giocato pure peggio della Juventus, secondo me. Perché la Juve secondo me, quest'anno sta avendo anche un gioco migliore rispetto all'anno scorso. Però la Roma non ha fatto una stagione positiva. In qualche maniera secondo me ha, fatto, ha giocato discretamente. Ad esempio con l'Atalanta meritava certamente di più. Però è settima. E quindi da ti parlano chiaro, do un 5 più alla Roma. Non mi sta piacendo. Mi aspettavo almeno 3 punti in più, 2 punti in più. Un di bala, veramente ti cambia tutto. Fino alla sconfitta. Alla partita contro il Napoli, insomma, ha fatto anche una bella, una bella stagione, una stagione magari da 6. Poi, dopo il Napoli, me si è un po' scomposto, non è riuscito bene a rispondere. con In questo senso, poi con la SSS, Salernitana, Sassuolo, Spezia, Samp, L. dovrebbe essere la Salernitana, sì. Ok, la Salernitana ha fatto sicuramente una stagione molto positiva, per quanto mi riguarda se cacciano Nicola un fanno una cavolata, a meno che non prendano magari Ranieri, che sarebbe forse l'unico, però anche secondo me se prendono Ranieri e la Salernitana fa peggio, perché Ranieri non è secondo me un allenatore da Salernitana, quindi comunque sicuramente una stagione positiva, sono comunque dodicesimi, 17 punti è vero che sono solamente a più 4 dalla, cioè dalla eh, 17 in classifica ma la Sernitana ha fatto sicuramente una stagione positiva D due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime 5 quindi not bad e do comunque un 7 meno alla Sernitana. che secondo me eh, è una scuola molto interessante Sampdoria stagione schifo Sa. nel vero senso della parola, uh, veramente una stagione irriconoscibile, una stagione veramente oscena. La Sampdoria secondo me è una squadra che tra le tre secondo me ha più probabilità di salvarsi. Secondo me, almeno per come la vedo io, ma è una squadra completamente, non lo so, disunita, cioè, non lo so, la Sampdoria la vedo veramente male. Uh, diciamo che alla Sampdoria come stagione dove veramente 4 e mezzo Veramente una stagione orrenda Non darò voti sotto al 4 Che non serve a niente secondo me Veramente ragazzi c'è poco a dire Colpa sicuramente del presidente, dei dirigenti Che ragazzi la squadra Sampdoria non è presentabile Cioè la squadra Sampdoria tutte di le... Uricic Ma ragazzi Diuricic cosa ha fatto? Cioè la Sampdoria è una squadra che non mi convince Ripeto, forse, la, forse rispetto alla Cremonese è una squadra che può forse più salvarsi con una... Secondo me c'è una probabilità maggiore che forse la Sampdoria si salverà, però... Ripeto, la squadra è veramente a livello sulla carta, secondo me... È una squadra veramente che non mi convince per niente come dicevo prima. E vedere Quagliarella che piange è veramente ve brutto. E quindi, che vi devo dire, stagione schifosa. Solo 6 punti nelle ultime 5 partite: 4 sconfitte e una vittoria. Per come è arrivata anche quella vittoria? Il gioco non c'è, non c'è veramente nulla di questa Sampdoria. Se la Cremonese possono rimproverare i pochi punti raccolti, alla Sampdoria improverò tutto. Cioè, Perché almeno la Cremonese il gioco l'ha espresso. Cioè, la Sampdoria manco quello. Quindi, 4,5 solamente per la Sampdoria, che non è. Giustificabile, seppur la Rosa faccia schifo. Cioè, ci sta anche che la Sampdoria possa stare in zona di retrocessione, ma almeno con 3-4 punti in più. Perché se stavi vabbè, a, un, a 12 punti eri meno uno. Non lo spezia, almeno tre al Lecce, era molto più giustificabile. Ma stare con veramente 6 punti, ragazzi, è un qualcosa di vergognoso. Quindi doveva almeno avere 11 punti. Secondo me, la Sampdoria che veramente ha fatto coi ciò prima. Una stagione eh, ingiustificabile, poi eh, passiamo al Sassuolo. Il allora, al Sassuolo, brutta stagione! Mi aspettavo almeno tre punti in più perché il Sassuolo, ragazzi, ha fatto nelle ultime cinque partite un pareggio e una vittoria. Eh, veramente 15 quindicesimi in campionato solamente 16 punti in 15 partite mi aspettavo ripeto almeno 3-4 punti in più perché questo Sassuolo quest'anno deve essere veramente una scuola che devi anche lottare per almeno il nono decimo posto anche per l'ottavo e cioè, secondo me nonostante sicuramente il mercato non è stato dei migliori però è una scuola secondo me con qualità però secondo me questa Sassuolo si farà bene ripartiranno più forti secondo me non, ancora, non la do ancora per battuta complessivamente la stagione. Credo di dare. Eh, eh, complessivamente, mh, faccio fatica a trovare le parole. E do un 5 più a questo sassuolo. Cioè non mi sa né di carne né di pesce, spezia, allora, spezia. Eh, spezia. Alla fine il suo l'ha fatto, cioè ha fatto il minimo indispensabile, mi aspettavo una stagione del genere. Nonostante ciò però la Spezia non mi convince, perché una scuola sì è vero che ha 13 punti, ed è anche in una zona abbastanza tranquilla, no? E' 17, ma ha ben più 6 punti la cremonese. Um, per ora, se i risultati arrivano, no, ovviamente il gioco non c'è, lo sappiamo, Gotti comunque a questo punto lo farei rimanere complessivamente una stagione proprio da 6 tirato tirato cioè più 6 meno che 6 più ma io do 6 alla fine perché secondo me può essere diciamo forse il voto più corretto poi Torino no allora, Torino e quanto è classifica nona Se è creata una buona stagione diciamo che c'era un tratto tipo mi sembra inizio ottobre fine settembre che ha perso molti punti tipo 4 sconfitte poi però è rinato infatti nelle ultime 5 3 vittorie un pareggio una sconfitta quindi il toro non ha cominciato nel migliore dei modi ma secondo me ha fatto una stagione certamente positiva do 7 meno al torino che secondo me il suo l'ha fatto veramente non ha un gran gioco però veramente il toro secondo me uh, ha fatto secondo me, una buona stagione complessivamente poi mancano ellas uh, cosa manca ellas udinese uh, tocca prima uh, aspettate l'alfabeto rst u ok tocca all'Udinese allora c'è poco a parlare ludinese ha fatto veramente uh, uh, ha fatto veramente una grandissima stagione eh, nelle ultime 5 partite ha totalizzato 2 sconfitte e 3 pareggi e doveva fare più punti eh, contro il Lecce Lecce. e Spezia, però complessivamente a me come squadra non, cioè, non è dispiaciuta, cioè a me ha fatto comunque una signora stagione e do assolutamente un bel lotto pieno. Peccato per le ultime partite, ma per l'Udinese essere ottavi a, uh, a 24 punti è veramente tanta roba. Quindi sono complimenti i complimenti di certo. Non li, non li posso fare alla al Sverona. Dovrei dare anche. Cioè io a Verona complimente darei zero. Cioè ma più che altro al, al presidente, ai dirigenti. Più che altro secondo me la colpa è loro, perché l'allenatore alla fine sicuramente ha delle colpe, ma se il Verona, veramente i ragazzi, il Verona, io le scelte del Verona non le capisco. Danno via tutti i più forti perché Barak l'hanno dato via. Sì, l'ha dato via, Caprari l'hanno dato via, e le rimpiazzo con Lasagna, con eh, Enrique, sicuramente è un buon giocatore, Diorich, sono buoni giocatori, ma non giocatori all'altezza di, di loro e del Verona mi aspettavo almeno 9 punti in più almeno minimo ho un buon aspettative, poi secondo me ciò lo dovevo ottenere poi prende Bocchetti, bocchetto una della primavera che se il Verona con bocchetti a livello di gioco è migliorato però veramente ragazzi a livello di risultati ha fatto anche peggio sicuramente sfortuna sicuramente infortuni però ragazzi questo Verona non è giustificabile do veramente un 4 meno quindi è una stagione schifosa. E di questo ragazzi questo video finisce qui. Il voto più alto l'ha preso un Napoli. Non ho dato, mi sembra 8. Sì, sì, ho no. dato all'Udinese, ragazzi. Tanto in grafica vedete tutto. Detto questo ragazzi, like, iscrizione, campanella. Ciao ragazzi.